Eco è una ninfa che per punizione di Giunone non può parlare, ma solo ripetere parole altrui, e che si innamora non ricambiata di Narciso. La storia, che soddisfa il gusto ovidiano per l'eziologia, cioè la ricerca delle cause, spiegando l'origine del fenomeno acustico dell'eco, si inserisce a cornice nella narrazione del più ampio mito di Narciso, il bellissimo giovane invaghitosi della propria immagine riflessa. La combinazione delle due storie, con l'amore non corrisposto di Eco per Narciso, non è attestata nelle fonti precedenti e sembra essere invenzione di Ovidio. Il poeta ha dunque abilmente intrecciato le due vicende, sfruttandone e sottolineandone le analogie. Entrambe sono infatti incentrate sul tema dell'illusione e del riflesso, acustico per Eco, ottico per Narciso. Tiresia, divenuto famosissimo in tutte le città della Beozia, dava alle genti che gli chiedevano responsi veritieri. Le prime prove della veridicità e della validità delle sue profezie le ebbe la Glauca Liriope, che una volta il Cefiso aveva impigliato nella sua corrente tortuosa e le aveva usato violenza avvolgendola nelle proprie acque. La bellissima ninfa concepì e partorì un pargolo tale da poter essere amato fin da allora e lo chiamò Narciso. Intorno a lui fu consultato il vate profetico per sapere se avrebbe visto i lunghi giorni di una matura vecchiaia. Se non si conoscerà, egli disse. La profezia dell'augure a lungo sembrò menzognera, ma la confermarono la fine, gli avvenimenti, nonché il genere di morte e la singolarità della follia. Infatti, il figlio del Cefiso aveva aggiunto un anno ai 15 già compiuti e poteva essere creduto o un fanciullo o un giovinetto. Molti giovani lo desideravano e molte fanciulle, ma non riuscirono a toccarlo né giovani né fanciulle. Tanto aspra era la superbia racchiusa nella sua delicata bellezza. Ma una volta lo vide, mentre spingeva verso le reti i cervi tremanti, una ninfa loquace, che non aveva appreso di stare zitta davanti a chi parlava, né di parlare per prima lei stessa. Era Eco risonante. Eco aveva ancora un corpo e non era solo una voce. Tuttavia, quella ciarliera usava la voce non diversamente da quanto faccia ora, cioè di ripetere di molte parole le ultime voci. L'aveva così ridotta Giunone, in quanto ogni volta che avrebbe potuto sorprendere le ninfe in amplesso con il suo Giove sui monti, ella accortamente tratteneva la dea con un lungo discorso finché le ninfe fuggissero. Dopo che la Saturnia si accorse di questo trucco, avrai scarsa possibilità, disse, di usare questa lingua con la quale sono stata ingannata, e breve assai sarà l'uso che farai della tua voce. Con l'azione conferma le minacce. Pertanto, la ninfa ripete la parte finale del discorso e ridice le parole ascoltate. Orbene, quando essa vide Narciso che vagava per le campagne solitarie, se ne innamorò e si mise furtivamente sulle sue orme, e quanto più lo segue, più intimamente brucia del fuoco d'amore, non diversamente di quando lo zolfo infiammabile, spalmato sulla sommità delle fiaccole, capta il fuoco che gli è stato accostato. Oh, quante volte avrebbe voluto avvicinarlo con parole carezzevoli e porgergli supplichevoli preghiere, ma la sua natura si oppone, non permettendole di iniziare il discorso. Invece essa, questo le viene permesso, è preparata ad ascoltare solo suoni cui rinviare da parte sua le parole. Per caso il giovinetto, allontanatosi dalla schiera dei fedeli compagni, aveva gridato: «Chi mai è qui?» A cui Eco aveva risposto: «È qui!» Egli si stupisce e, volgendo gli occhi verso ogni dove, grida a gran voce: «Vieni!» E quella gli rivolge lo stesso invito. Guarda di nuovo e, poiché non vede venir nessuno, «Perché?» disse, «mi fuggi!» E risentì altrettante parole di quante ne aveva dette. Insiste, è ingannato dal riflesso della voce alternantesi con la sua. Incontriamoci qui, disse. Ed Eco, che a nessuna voce mai avrebbe risposto più volentieri, ripeté: Incontriamoci.
Asseconda allora le proprie parole. È uscita dalla selva, si avvia a gettare le braccia a quel collo desiderato. Quello fugge e nella fuga, tieni lontane le mani, non abbracciarmi, grida, che possa morire prima di concedermi a te. Quella non rispose se non, concedermi a te. Così respinta si nasconde nelle selve, copre il viso pieno di rossore con fogliame e da allora vive nelle spelonche solitarie. Ma l'amore le rimane fisso nel cuore, cresce per il dolore del rifiuto. Gli affanni e le veglie le fanno smagrire il miserevole corpo. La magrezza fa raggrinzire la pelle e ogni sua linfa vitale si disperde nell'aria. Sopravvivono solo la voce e le ossa. Ma mentre la voce rimane, dicono che le ossa si siano pietrificate. Perciò si nasconde nelle selve e non si vede sui monti, ma viene ascoltata da tutti. Soltanto il suono sopravvive di lei.